Dal Politecnico di Torino ci spostiamo alla Bocconi di Milano, seguo ancora la luce. Perché... Ci spostiamo alla Bocconi di Milano, dicevo, perché il sodalizio tra il WMF e l'Università di Bocconi è piuttosto noto e piuttosto solido. E prova ne è stata che pochi mesi fa si è conclusa la prima edizione del High Festival, che si ripeterà nel 2025 a febbraio e che è stata fatta proprio grazie alla collaborazione, mi hanno spostato la luce, è stata fatta proprio grazie alla collaborazione con la Bocconi di Milano. Quindi vi chiedo un applauso per Francesco Billari, sardo che non sa pronunciare i nomi, che dovrebbe essere da questa parte, che è il rettore dell'Università Bocconi. Grazie, grazie per essere con noi. La lascio a un pubblico attento. Grazie, buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutte e a tutti. Mi chiamo Francesco Billari, oltre che rettore della Bocconi, sono un demografo e vi racconterò della mia passione per la demografia, perché per pensare al futuro è indispensabile che anche voi vi mettiate le lenti della demografia. Prima parto da un orologio di quelli un po' anziani, antichi diremmo, quelli con le tre lancette. L'orologio con le tre lancette ha una lancetta che ci mette ansia, si muove veloce, quella dei secondi, quella più lunga. La lancetta lunga è un po' come la politica. Poi c'è una lancetta che si muove in modo un po' più lento ma visibile, quella dei minuti. La lancetta dei minuti è come l'economia, necessita di programmazione ma si muove. Poi c'è una lancetta corta, apparentemente ferma, la lancetta delle ore. La lancetta delle ore rappresenta quei fenomeni che si muovono in modo lento, un po' come la demografia. E dato che sono lenti, a volte ci sfuggono alla nostra attenzione e per questo rischiano di non attirarla in modo sufficiente. Parto da questo. Lentezza. Perché oggi è più facile pensare al futuro? Negli ultimi 100 anni la durata media della vita in Italia è passata da circa 50 a circa 83 anni. Di solito faccio vedere grafici e dati, oggi provo a farlo senza. 50-83. Differenza 33 anni, in 100 anni 33 anni in più, vuol dire ogni giorno 8 ore in più, 8 ore. Quindi 8 ore oggi vi vengono gratis dal punto di vista dell'invecchiamento. Se state qui a sentire il main stage per 8 ore non fa niente perché non invecchierete, anzi il vostro cervello migliorerà grazie a quello che vi diremo. Vuol dire che oggi possiamo pensare al futuro molto di più rispetto a prima, perché la nostra vita è più lunga, si dispiega più lentamente, perché per la prima volta nella storia abbiamo più generazioni che convivono. Buona notizia. Questi sono dati italiani. Seconda notizia, un po' più sfidante. Insieme alla durata della vita abbiamo imparato a scegliere quanti figli avere. In alcuni paesi è diventato, a un certo punto, più difficile scegliere di avere il numero di figli desiderato. L'Italia è uno di questi. In Italia avevamo un picco delle nascite nel dopoguerra nel 1964. Non chiedo di alzare la mano ai nati nel 64 presenti in aula. Siete numero uno. Siete il gruppo numero uno in Italia ancora oggi. 1964, 1.035.000. Nel 2023 i nati in Italia sono 379.000, 1.035.000, 379, circa 3 a 1. In più, se volete, ma poi ci torniamo, dei 379.000 tra il 12 e il 13% nascono in Italia ma non hanno la cittadinanza italiana, mentre nel 64 ce l'avevano tutti.
Quindi che cosa è successo? E anche qua vi vorrei far vedere un grafico, ma vi lascio la sorpresa. L'Italia aveva una piramide demografica, cioè il gruppo principale, storicamente, come è stato sempre nella storia dell'umanità, era quello dei bambini. I neonati, quelli che avevano da 0 a 4 anni poi, erano il gruppo principale. E poi si saliva nell'età, la piramide fatta con uomini e donne a destra e a sinistra, si saliva nell'età. E per esempio, quando l'Italia è stata formata nel 1861, chi aveva più di 65 anni era un po' più del 4% della popolazione. Non c'erano tante persone anziane. Oggi ne abbiamo tante, bellissimo, tante generazioni assieme. Purtroppo però abbiamo pochi bambini e pochi giovani. Quindi il gruppo più numeroso in Italia oggi è quello che compirà 60 anni quest'anno, perché sono i nati del 1964, avete capito. Tra 10 anni, secondo voi, cosa succederà? Che questo gruppo andrà a compiere 70 anni, per fortuna la gran parte di questi, e rimarrà probabilmente il più numeroso o tra i più numerosi. Questo è il cosiddetto invecchiamento della popolazione. L'invecchiamento però in Italia si è connesso a un problema, che abbiamo pochi giovani e pochi bambini. E quindi, secondo voi, li trattiamo bene questi giovani? No, vi do dei dati. L'Italia è tra i paesi con meno laureati tra i paesi sviluppati. Il 30% dei giovani tra 25 e 34 anni, anzi un po' meno, sono laureati. Abbiamo appena sentito parlare di università. Se volete, non è così strano, perché il 50% di chi arriva alla maturità, dati Invalsi, non ha conoscenze soddisfacenti in italiano e matematica. Metà. Quindi già che si arrivi al 30% dei laureati è tutto sommato buono. Altri paesi non fanno così. La Spagna è vicino al 50%. La Corea del Sud, che ha pochi bambini, ha il 70%. 30-70%. Visto che siamo in estate, non ci piace perdere dalla Corea del Sud. 30% Italia, 70%. Questo è solo uno degli esempi che mostra come l'Italia non ha trattato bene i giovani. In Italia i giovani lasciano la casa dei genitori oltre i 30 anni, in Svezia 21 anni. È difficile trovare abitazioni, è difficile rendersi autonomi dal punto di vista economico. Quindi, doppio problema. Pochi bambini, pochi giovani, poco investimento in loro. Dobbiamo cambiare. Per cambiare si deve partire dalla scuola, che è stata costruita per un mondo che non c'è più. La riforma Gentile del 1923 ha messo le basi per un sistema scolastico che voleva selezionare i tanti bambini che non ci sono più. Dobbiamo portare ragazze e ragazzi più avanti possibile per a rispondere alle sfide che questo bellissimo evento ci sta mostrando. Dobbiamo anche pensare alle abitazioni. Questo è uno degli esempi di pensare al futuro con le lenti della demografia. Provate a pensare, questo 30% dei laureati, in media trentenni, tra 20 anni avrà 50 anni, rimarrà il 30% di laureati. Ovviamente ci sarà lifelong learning, ci sarà apprendimento, ma intanto gli altri paesi si porteranno avanti il 50%. E poi c'è un altro aspetto, che l'Italia è cambiata, per fortuna. Saremmo 5-6 milioni probabilmente in meno se non ci fossero stati i migrati e i loro figli. L'Italia era il grande fornitore di migranti al resto del mondo. Alla fine del secolo XIX, inizio del XX secolo, siamo stati noi a popolare il resto del mondo. Oggi in Italia il 9% della popolazione è classificata come straniera. Tra questi, alcuni nascono stranieri e rimangono con la prospettiva di essere stranieri fino a 18 anni. Questo è un altro esempio di poco investimento nei bambini e nei giovani. Dobbiamo cambiare, anche perché ne abbiamo così pochi che non possiamo sprecare nessun talento. Non possiamo sprecarlo.
E quindi è importante pensare al tema flussi migratori e integrazione di chi è già in Italia per il nostro futuro. Non siamo strani nell'avere difficoltà. Per esempio, io ho lavorato in Germania. Quando sono arrivato nel 99, la Germania stava ancora chiedendosi se fosse un paese di immigrazione. C'era scritto in un programma di governo dell'82 di Helmut Kohl, la Repubblica Federale non è un paese di immigrazione. 1982, Italia-Germania 3-1, vabbè, questo, ok, 1982. E il numero uno di quota di nazionalità nel 1982 in Germania erano gli italiani che hanno festeggiato quell'estate per le città tedesche. Anche loro hanno fatto fatica, ma poi hanno cambiato. Quindi quello che dobbiamo fare, hanno cambiato in particolare con la cancelliera Merkel, che nel 2015 ha usato, sfruttato in modo anche umanitario, ma non solo, la crisi dei rifugiati siriani per cambiare il futuro della Germania per sempre. Quindi dobbiamo pensare al nostro futuro con le lenti della demografia che ci fanno pensare a lungo periodo, ci fanno pensare all'orologio. Si muove qualcosa di lento, ma nell'orologio, se volete, avete quel bellissimo pirulino, si chiama così a Milano, che tirate fuori e la politica e l'economia possono cambiare il futuro delle persone del nostro paese pensando alla demografia. È urgente farlo oggi, perché sennò il nostro domani arriverà in modo poco pianificato e soprattutto poco desiderabile. Se vi interessasse approfondire con grafici e dati, domani e oggi, costruire il futuro con le lenti della demografia, edizioni Egea, lo trovate al padiglione 25-26, i diritti d'autore vanno in borse di studio per le prossime generazioni di studenti. Vi ringrazio per l'attenzione.